Il Manfredonia 1932 dilaga contro la Virtus Molfetta e si avvicina nel migliore dei modi al derby in programma al Miramare domenica prossima contro il Manfredonia FC. Un Manfredonia che è subito sceso in campo, così come nella gara contro il Canosa, ha voluto mettere le cose ben in chiaro, che voleva chiudere nel primo tempo la gara, e così ha fatto. Al quarto del primo tempo il Manfredonia con Stoppiello va subito avanti con un bel tiro, ma para il portiere ospite Amato. Al nono, punizione per il Manfredonia, sulla palla la Borragine, il suo tiro scavalca la barriera ma Amato para in due tempi. Undicesimo minuto, Manfredonia pericoloso in area con Recchia che mette la palla al centro, ma il colpo di testa di Stoppiello termina al lato. Tredicesimo minuto, è il momento del vantaggio biancoceleste. Angolo del Manfredonia, trotta per la Borragine che mette palla sul secondo palo, dove arriva dalla difesa il possente Ola che di testa batte Amato. Diciottesimo, Stoppiello oggi molto presente in tutte le azioni in avanti, impegna Amato con una bella parata a terra. Ventitreesimo, è il momento del raddoppio con il gol di Sementino, calcio d'angolo battuto dalla Borragine, interviene Sementino e mette la palla in rete. E 5 minuti dopo, al 28esimo, arriva il gol di Ciccerelli, azione iniziata da Trotta a centrocampo per Simone, che mette nell'aria un bel pallone dove arriva Ciccerelli che non può fare altro che depositare la sfera in rete. Al 29esimo finalmente si vede il Molfetta in avanti con un tiro di Murolo che impegna Ciribe. 30esimo, 1-2 Pipoli Trotta per il 3-0 biancoceleste. Non succede altro nella prima frazione di gara. Ad inizio ripresa c'è subito un cambio per il Manfredonia, dove Granatiero prende il posto di Pipoli. All'ottavo Trotto ha ben servito in area, non riesce a indirizzare la palla in rete dopo aver scavalcato il portiere ospite in uscita. 12esimo minuto, sostituzione, esce Ola tra gli applausi ed entra Santoro. Un minuto dopo, subito Santoro per Trotta che entra in aria e viene atterrato da un difensore ospite per l'arbitro, il signor Doronzo decreta il calcio di rigore che lo stesso capitano biancoceleste Trotta trasforma per il 5-0. Nella girandola delle sostituzioni, Rubino entra per Monaco e Olivieri sostituisce il capitano Trotta al 20esimo. Al 30esimo invece Esposito prende il posto di Recchia. La gara scivola quasi nell'anonimato fino al 43esimo, quando arriva l'acuto del Molfetta. Infatti Tesoro, che dal limite dell'area, fa partire un tiro che si infila alla destra del portier Ciribe. Non succede più nulla e due minuti dopo, il 45esimo, il signor Doronzo decreta la fine della gara, 5-1 per i biancocelesti, che come già detto, che ora in classifica sono a quota 27 punti, sempre un punto dietro lo United Sly Bari, che ieri ha nuovamente vinto per 5-0 contro il Soccer Modugno. E domenica prossima, come già detto, ci sarà il derby in riva al golfo tra il Manfredonia FC e il Manfredonia 1932.